Eccoci pronti a entrare nel mondo del wedding. Parliamo di matrimonio oggi e lo facciamo dalla porta principale, cioè con una persona che di matrimonio ne sa talmente tanto che li organizza. Lei è Cristina Orsatti, benvenuta. Grazie, grazie. Buongiorno a Oh, tutti. buongiorno, buongiorno Cristina. Allora, organizzare un matrimonio è come fare un trasloco, diciamolo. È una di quelle cose che per carità a molti piace, però è impegnativo tanto tanto. Tu come ti sei innamorata di questo mestiere? Da quanto tempo lo fai innanzitutto? Sono più di 10 anni che svolgo questa professione e mi sono innamorata di questo mestiere perché io ho organizzato tutte le mie feste di compleanno, non ne ho persa una, quindi diciamo che c'è questa passione. Quando capitava un amico, io ero sempre pronta lì a organizzare. Poi mi sono appassionata a questo mondo. E ne hai fatto un Sì, mestiere. esatto, sì. Poi all'inizio infatti io organizzavo anche altre tipologie di eventi, poi invece mi sono proprio innamorata dei matrimoni perché lì riesco anche a dare una parte creativa che è sempre sta fatto parte di me. Certo, ma ti lasciano, adesso entriamo poi nel vivo anche della tua storia, però sono molto curiosa, quando ci si sposa ti si lascia carta bianca o tu segui proprio in maniera pedissequamente, diciamo, No, il volere degli sposi? partiamo da quelli che sono sempre i gusti degli sposi, quindi io entro molto in empatia, soprattutto con la sposa, e cerco di capire quelli che sono i gusti e da lì poi si parte con tutta la progettazione. La sposa si deve ovviamente fidare di me, Ancora perché decide la sposa, quindi l'uomo sì, non ha io ancora fatto sì, ci sono il alcuni. sorpasso sul tema. Sì, ci sono alcuni sposi che contribuiscono, però l'ultima parola poi si sa, ce l'abbiamo noi donne. Che bella In cosa. tutto. Senti, destination wedding, questo è il termine corretto Allora, del destination, mondo. no, quando parliamo di destination wedding parliamo di coppie che ovviamente vengono dall'estero a sposarsi qui in Abruzzo. E quindi Ti occupi anche di anche di quello tu, questo, cioè accogli sì, esatto. richieste anche dall'estero, Sì. anche perché l'Abruzzo è quotatissimo su questo argomento. Tu hai iniziato a Guardia Grele, dico Sì, bene? sì, sì. Ecco, e da lì poi qual è stato? Raccontaci un pochino il tuo percorso. Sì, io ho aperto l'attività lì, ovviamente stiamo parlando di più di 10 anni fa, quindi quando non sapevo nemmeno chi mi incontrava dicevano che cosa fai tu, quindi non sapevano nemmeno effettivamente che cosa fosse la mia Wedding play, professione. che Quindi, wedding quindi mi sono approcciata, diciamo, al mondo facendo, diciamo, vedere i dettagli, le particolarità, perché io studiavo, portavo sempre delle novità. E poi via via mi sono approcciata sempre di più alla parte organizzativa, che è proprio quella che riguarda il mio lavoro. E da lì le persone hanno iniziato a apprezzare il fatto che c'è una figura che fa da regia e quindi anche loro vivono il matrimonio in maniera più Tranquilla, tranquilla, più senza serena. Però stress. entriamo nel merito. In cosa consiste il tuo lavoro? Diciamolo con chiarezza. Allora, il mio lavoro ci vorrebbe Lo so, pare facile, dici, eh? quattro Proviamoci, puntate. proviamoci, proviamoci. Il mio lavoro consiste in tutta l'organizzazione, quindi si parte da pianificare e cercare quella che è la location, i fornitori che sono adatti alla tipologia di festa che i miei clienti vogliono realizzare, perché è da lì, perché abbiamo qui in Abruzzo un'offerta molto vasta, però è ovvio che non tutti sono confacenti alla tipologia di magari festa che gli sposi stessi vogliono Hanno in testa, realizzare. Quindi certo. io vado a per quello è molto importante l'empatia, capire quelli che sono i gusti, perché io partendo da lì vado a servire gli sposi su un piatto d'argento quello che è il meglio per loro. E poi parto ovviamente anche con un lavoro di budget wedding, Certo, a seconda di che è quello che molto uno può importante, spendere, che ti muovi. io infatti dico a tutte le coppie, non si può partire con l'organizzazione se non si parte dal budget. Questo viene fuori Certo. dagli studi di economia che ho fatto, perché Certo. E non io lo si fa, e poi si deve correre ai sì, perché se ripari. no poi che succede? Se metti dentro, inizi, gli sposi normalmente cosa fanno? Giustamente perché non è il loro lavoro questo, iniziano a fare tutte le varie scelte che devono fare, poi si ritrovano alla fine del matrimonio che hanno speso molto di più di quello che avrebbero potuto Certo. Questa è la spendere. tua pagina, Sì, il mio sito questo tutti i sposi che internet. Sì, hai sì, 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 sposato sì, tu, diciamo. Ma ti è sì, 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 sì. mai capitato una coppia che si è separata prima di arrivare? No, no, per Che fortuna ti ha no, fatto preparare un ringraziando. matrimonio e poi No, non è. no, no, No. ringraziando il cielo, per fortuna no, ho avuto coppie che si sono lasciate purtroppo dopo il matrimonio, però. Lo fanno, lo fanno, lo fanno. Senti, qual è il tuo punto di forza, se tu dovessi dire.
Puntate su di me perché io? Allora, puntate su di me perché innanzitutto io sono molto attenta e meticolosa, quindi evito, perché quello che succede, diciamo, in un matrimonio dove non c'è un wedding planner, che succede l'imprevisto e tu non sai come affrontare, quindi invece c'è una figura, io lo anticipo, ma se succede che qualcosa, la nonna si sente male, oppure può succedere una qualsiasi cosa, c'è una persona che rimane lì lucida e sa come risolvere la situazione per evitare il panico in quella giornata. Certo. Perché ti porti dietro la Croce Rossa, che fai? No, però per esempio dico telefono automatico per no, è successo un episodio in cui la nonna si era persa le medicine, quindi allora da lì chi era uscito si era scatenato il panico. Invece io dico di mantenere comunque che tutti gli occhi sono puntati sugli sposi, sui genitori, quindi devono essere sempre sorridenti, devono rimanere tranquilli anche di fronte a un... Certo, ma tu accogli quindi anche le richieste dei genitori, degli sposi, perché la mettere d'accordo i consuoceri? Allora, è capitato, però diciamo che loro, anzi, la mia figura serve anche a risolvere questi problemi, perché loro dicono, no, c'è la wedding... No, c'è la wedding, quindi fa la wedding, oppure se c'è la suocera, no, che vorrebbe dire, fare, dice no, c'è la wedding, si ha deciso la wedding così, sì. Quindi è più facile con la wedding. L'uomo spesso è per esempio contento perché dice no, vai con la wedding a vedere i fiori così io non vengo. Capito. E questo può essere un buonissimo motivo per chiamarti. Ma io vedo una tavola apparecchiata. Sì. Che roba è? Che roba è? Si vede, sono inviti. Sì, ho portato quella che è una, per alcune stationery, nel senso che sono dei coordinati di nozze, perché adesso io quando faccio la parte di progettazione del matrimonio, che è sempre diciamo personalizzata per gli sposi, vado a creare un mood, un'idea che è solo per quel tipo di evento, per quella coppia. E quindi si parte con un lavoro che ovviamente sono dei grafici che poi vanno a elaborare quello che io diciamo ho pensato, e cerco ovviamente di seguire un unico filo conduttore, quindi in questo caso non lo so, il libretto messa, il menù, l'invito, il segnaposto, scatolina, avevano tutti le stesse iniziali, lo stesso, quindi una stessa idea, certo. La stessa cosa anche qui, cioè tutto il coordinato, cioè, tutto in armonia, tutto in armonia. Poi adesso si va molto a giocare sui materiali, per esempio in questo caso con quello che è chiamato PET, che è una specie di plexiglass, sì. Ah, vedi, un invito non di carta, sì, plexiglass. Sì, e si chiama PET perché il plexiglass è più pesante, quindi per esempio quando si spedisce un invito si deve fare caso anche sul formato e sul peso. La grammatura poi. Per esempio qui invece è opera di un calligrafo, matrimonio che ho fatto l'estate scorsa, dove c'era il menù coordinato, purtroppo non ho la partecipazione. Con la carta d'oro. Qui abbiamo fatto un tavolo escort card, si chiama, che in pratica abbiamo messo, invece per assegnare i posti a sedere agli invitati, c'era questo tavolo dove ognuno prendeva il tag dove c'era il riferimento del nome del tavolo. Adesso ti chiedo cosa c'è qui dentro, perché so che la pandemia ti ha portato a questa invenzione, a questa tua creatura, ma dimmi prima una cosa, è costoso un wedding planner? Ma io dico sempre, quello che tu investi per il wedding planner lo recuperi in termini sia di stress, di tempo, ma lo recuperi anche in termini economici, perché poi io faccio quadrare i conti. Quello che ritorniamo al discorso del budget, certo. Nel senso che poi alla fine tu con me riesci a spendere quello che ti eri prefissato all'inizio, perché io faccio in modo da incastrare tutte le varie voci, do dei consigli per evitare di spendere il superfluo, perché quello è il problema, che spesso appunto gli sposi vanno da soli. Già, in questi 2 anni di pandemia, che te lo dico a fare, non si è sposato nessuno. Tempo ne avevi, e allora che ti sei inventata? Allora, io innanzitutto fine 2019 ho partorito, quindi sono mamma di un bambino di 2 anni e mezzo, Augurone. Grazie. Come si chiama? Francesco. Francesco, non è inutile che lo saluto, 2 anni e mezzo, però può Poi, non so se mi sta seguendo. Francesco, può essere. Il periodo, quindi io, la pandemia diciamo che a me mi è andata bene, perché di lusso, hai sono fatto stata la con mamma. Mio figlio. Ho pensato alla nascita di questo e-commerce dedicato al mondo del wedding, partendo da una luxury box creata apposta per la sposa.
e all'interno di questa luxury box, non so se posso far vedere. Come? Anzi, vabbè, è stata parte creata. È bellissima. Sì, la box è stata creata su misura. Questo è velluto rosa. Mamma mia, che infatti, bello. La box, diciamo che ha una doppia utilità, a parte che dentro c'è tutto il contenuto che adesso vedremo, però poi può essere utilizzata poi post matrimonio per mettere tutti i ricordi. Scatola dei ricordi, letterine. Sì, è bellissima. Sì. Certo. E dentro c'è una dedica. Ma l'hai proprio disegnata tu? E mi sono fatta aiutare da una designer, okay, in questo caso, sì, perché io ho l'idea, poi loro molto sviluppano. Elegante, sì, molto sì. Elegante. E all'interno di questa guarda, box. Vogliamo fare così, aspetta, sì, mettiamo questo sotto, così il nostro Galvano riesce a sì, c'è una dedica, okay, diciamo, per la sposa, non so se la riesci leggila, a leggila vedere, la leggo io. Ogni sposa ha una sua storia, ma nel giorno più bello della loro vita non sono tutte uguali, hanno gli stessi pensieri e le stesse delicate incertezze. La box è studiata per farti sentire libera da ogni pensiero e pronta per ogni evenienza. Quindi è per la sposa? Sì, esatto. Sposo? Beh, poi oddio, puoi andare in bagno. All'interno troviamo, volevo, ovviamente, questo serve, ovviamente, un kit che serve alla sposa il giorno del matrimonio, perché dopo 10 anni ho imparato che la sposa quel giorno deve stare tranquilla, non deve pensare a niente, brava, deve pensare certo, solo a farsi bene. Quindi con me, no, all'interno praticamente cosa troviamo? Un deodorante che serve appunto alla sposa durante, non so, uscita dalla chiesa, si vuole un attimo rinfrescare, c'è la salvietta. Che ogni, ah, ogni oggetto praticamente è loggato, quindi all'interno quanto mi piace questa c'è la salvietta rinfrescante che è proprio un panno che può essere riutilizzato. E poi c'è il profumo che è molto delicato, quindi una ragazza che è uscita magari si è messo il suo profumo personale, però dopo la chiesa certo, deve ricevere degli auguri, una, si ridà una certo, piccola. E certo, poi all'interno c'è il kit cucito perché è capitato, per quello dicevo lo sposo pure, perché capita che perde un certo, bottone, capita sempre questo, anche le migliori sartorie purtroppo succede un imprevisto. Ma anche perché in quel giorno si lascia un po' andare. Questo è un regalo che può essere fatto anche dalle amiche della sposa prima del che matrimonio, bello, anche molto prima del matrimonio, perché all'interno ho fatto fare da una professionista quelli che sono i consigli di bellezza da iniziare 6 mesi prima, quindi all'interno trovate questa brochure. E la sposa può iniziare a seguire questa beauty routine dedicata al wedding da 6 mesi prima del matrimonio. Poi vabbè, vabbè burro cacao perché sai quel momento ti seccano le labbra, tutto si secca, tutto. Ovviamente questi sono tutti prodotti realizzati da un'azienda che fa prodotti artigianali non naturali. Naturali, esatto. I ferrettini, perché se ne esce un attimo un capello. Tipo se sì, è uscito questo, c'è, mi servirebbe un ferrettino. Ci sono le cartine opacizzanti perché fa caldo e quindi ti vuoi dare un attimo una. Insomma, c'è veramente di tutto, c'è addirittura. Vabbè, io poi ho pensato sì, c'è pure lo spazzolino. Sì, lo spazzolino, il dentifricio, cioè in polvere, perché poi dopo la cerimonia tu ti vuoi un attimo, dopo che hai mangiato ti vuoi rinfrescare. Ma tutto di altissima qualità. Sì, il fazzolettino in seta ricamato. Mamma mia, che meraviglia. E questa brochure comunque pure. Ti posso far vedere questo spazzolino? Perché sì, è bello. Sì, leggerissimo, sì, il legno, bello proprio. Sì, sì, sì. Che bello. Bello, bello, un bel vedere per gli sì, occhi. Sì, poi anche per esempio la pochette uno la può riutilizzare, bellissima, è ricamata a mano, è stata fatta comunque da una stilista che fa abiti da sposa, quindi non è niente si di vede, commerciale. Bellissima. Si vede, si vede. C'è molta cura in questa scatola, sì, in questa luxury box. E quindi questo te lo sei inventata, hai aperto un e-commerce su, sì, su internet. Sì. Come lo si trova? Dove ti troviamo? www.lefantastic.it però. Le Fantastic, questo sì, è il nome che hai Le dato. Fantastic perché volevo qualcosa che iniziasse con sì, la F, col nome di mio figlio, di quindi Francesco, sono stata lì a pensare. Sono una romantica pure io alla fine, dai. Devi chiamarla Le Fantastic. Bello, molto bello, devo dire Cristina che mi sembra tutto pensato ad arte, come è giusto che sia, fai un lavoro delicato che non si può permettere il lusso di lasciare qualcosa in sospeso. Sì. E a questo punto io ti lascio con un'ultima domanda. Sì. Ma ci si sposa ancora? Questa è una domanda che fanno tutti. E questa è la domanda. È la domanda delle domande. Guarda, io sono contenta perché sì, ti dico che sto ricevendo tante richieste anche per il 2023, qualcuno anche per il 2024, quindi il mercato c'è. Poi ripeto, vengono tante coppie anche dall'estero, fortunatamente questo Abruzzo che piace. Quindi ti dico di sì, è una domanda che ripeto mi fanno spesso, però sì.
Bello, bello, bello. E adesso noi stiamo per passare dal matrimonio alla moda, quindi il passo è breve, insomma, facciamo un piccolo passetto, perché vi vogliamo parlare di un evento che si chiama Mix Fashion Week. Ne parliamo con gli organizzatori Marco Dall'Oglio e Rita Capuni, che ci stanno per raggiungere giusto il tempo di salutare e ringraziare Cristina Orsatti. Grazie a te. Grazie veramente, in bocca al lupo per questa tua florente attività. Viva il lupo. Viva il lupo sempre, da buone abruzzesi. E adesso